Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camalium. Se non l'avete già fatto, è importante iscrivervi a questo canale e rimanere un bel like. Allora, oggi vi faccio vedere come realizzo della vernice acrilica utilizzando il materiale che si può normalmente comprare in ferramenta. Altri, vi dico la verità, altri su YouTube hanno realizzato un video del genere, però il materiale che loro hanno utilizzato per fare questo tipo di vernice è difficilmente da trovare. Alla fine conviene comprare direttamente il colore acrilico, purtroppo costa pure, è un'alternativa che io non me la posso permettere. Invece qui vi garantisco che potete spendere davvero pochissimo e potete realizzare tutti i colori che volete voi in quantità industriale. Allora, cosa ci serve? Della vernice a tempera. La vernice a tempera potete trovare anche i bidoncini da 5 litri che costano davvero poco, ho visto che le ferramenta le vendono anche a 15 euro, che non è importante la qualità, ci serve giusto per diluire il colore. Colla vinilica, è importante che sia del tipo vinavil perché questa qui quando si va ad asciugare diventa trasparente e non incide sul cambiamento del colore. In questo caso come colorante faremo un esperimento. Ho preso questo qui in ferramenta che è il classico colorante per la tempera che costa tra 1,50 euro e 2 euro e li vendono di diversi colori. Qui ho preso un marrone perché mi è stato chiesto di fare diversi colori, tra cui il marrone. Ho preso questo qua e poi dei colori a tempera, nero, il marroncino e il giallo che nel caso mio li ho trovati sfusi e li vendevano, no, li hanno venduti per 1 euro. O giù di lì più o meno. Alla fine conviene più questo qua che costa molto meno a conti fatti. E dei contenitori per conservare la vernice che andremo a realizzare. Questi contenitori, infatti, l'unica soluzione che io sono riuscito a trovare è questi qua utilizzati per l'urina, costano circa 50 centesimi. Li ho comprati da quei negozi che vendono dei detersivi. In farmacia non costerebbe 50 centesimi, costa molto di più. Anche i negozi sanitari penso che lo vedano 50 centesimi. Quindi andiamo avanti e vediamo come prepararlo. Cominciamo prima dalla tempera. Ok, allora questi contenitori sono, per fortuna nostra, sono anche già misurati, porto misurino vicino. Ok, mettiamolo qui accanto all'altro. Ci serve una quantità di circa 50 ml in questo caso. Mamma mia, che guaccio. Questo è troppo. Spero che ci vada a mettere un po' di scusate, un guaccio. Anzi, facciamo così, buttiamo dentro, perché mi sa che c'è troppa acqua sopra. Vediamo un pochettino che non l'ho girato bene, mi sa, eh. Ok, riproviamo. 1,50 m. Ecco. Questo è troppo più di 50, buttiamo qua. Ok,
Ok. Osanna, mi piace, mi prendi un tovagliolo? Dentro il mio studio. Nel mio studio sul tavolo c'è il tovagliolo di stoffa, sta. Un attimo che prendo un tovagliolo. Questo qui lo chiudiamo. Vedete se dice ancora. Lancia. Ok. Adesso aggiungiamo il colore, quindi questo qui bastano alcune gocce, ok, e giriamo finché non otteniamo un colore secondo i nostri secondo i nostri gusti. Ok, diciamo che come marrone va bene. Ok, chiudiamo. Adesso di qua invece aggiungiamo il nero. Questo qua lo buttiamo tutto dentro. Ok, è uscito tutto. Qui invece un giallo, vediamo, vediamo che questo qui a vessare tutto. Ok, qui invece non ci serve tanto, non ho un altro naso. Ok, da quello che possiamo vedere riguardo alla colorazione sembra che questo come prodotto sia molto più forte, riesce a colorare meglio come contenuto rispetto alla tempera, che ci vuole molto di più, quindi alla fine costa molto più, costa più utilizzare questo che non questo qui. Allora, adesso come dobbiamo procedere con le quantità? Abbiamo detto, abbiamo messo circa 50 ml di tempera all'interno dei bicchieri, dobbiamo aggiungerne 25, quindi il 50%, 25 di ml di Vinavil. Quindi prendiamo una siringa mimilatrata, quindi misurata, sono 5 siringhe. Allora, una, mettiamo questo da parte. Allora, adesso mescolando con la colla sembrerà che il colore vada un po' a perdersi, invece questo è solo un effetto momentaneo dovuto appunto al fatto che la colla è bianca, ma quando andrà ad asciugarsi la colla riottenete di nuovo lo stesso effetto, la stessa tonalità, vuol dire tonalità di colore che abbiamo scelto all'inizio. Ecco qua, se vedete, anche sulla stick si vede che mantiene un bel colore lucido e omogeneo. A questo punto non ci resta che chiudere. Ok,
la mettiamo qui da parte e faccio un dissolvente. Ecco qua, ho fatto anche il grigio, che poi doveva essere nero, è venuto grigio. E passiamo al giallo, che poi ci è venuto una specie di giallo pagliarino, che tanto mi ricorda la crema. Adesso abbiamo i nostri tre colori pronti da essere utilizzati per le nostre creazioni artistiche. Vi lascio a voi una buona giornata, spero che questa idea vi possa essere utile e soprattutto vi possa alleggerire un po' dal gravo delle spese dei nostri hobby. Quindi vi garantisco che fare una cosa del genere costa davvero pochissimo, a parte il fatto che mi sono un po' sporcato, e niente, non dimenticate di lasciare un like alla fine di questo video. Buona giornata.